a tutti, benvenuti nel primo video del 2021, nonché wrap up e TBR delle mie letture del mese di dicembre e che farò nel mese di gennaio. Partiamo subito dal wrap up. Il mese di dicembre sembrava essere un mese come gli altri, ma in realtà mi sono trovata molto travolta dagli eventi natalizi e via dicendo. Inoltre il canale mi ha portato via tantissimo tempo poiché ho deciso di fare l'avvento di Joe, che avete appunto visto lo scorso mese. Motivo per il quale non ho letto tantissimi libri, però i libri che ho letto sono stati delle letture estremamente piacevoli. Il primo libro era anche quello che avrei voluto leggere entro il 2020, se avete visto il Midyear Freakout Book Tag dello scorso anno, ed è Un mondo nuovo di Liz Braswell, che fa parte della raccolta A Twisted Tale dedicata ai plot twist dei classici Disney, in questo caso di Aladdin, uno dei classici che, se mi permettete, è uno dei più apprezzati in tutto il palinsesto disneyano. In questo plot twist cosa succede? Praticamente nel momento in cui Abu ruba la lampada a Jafar per poi ritrovarsi bloccato nella caverna insieme ad Aladdin al tappeto. In realtà Abu non riesce a rubare la lampada, quindi diciamo che c'è una sorta di variazione totale degli eventi della storia che noi conosciamo benissimo, che porterà Jafar al potere e quindi conseguentemente a un'avventura ricca di azione. Diciamo che gli ho dato 3 stelline perché è stata una lettura abbastanza scorrevole, piacevole, di compagnia. Non mi ha affascinato tanto perché è sembrato una sorta di mix tra appunto il distopico post-apocalittico, il magico, il fantasy, e tra l'altro troviamo una Yasmin che ho apprezzato moltissimo nel live action dedicato a questo classico, estremamente femminista, estremamente Katniss Everdeen, perché appunto è uno specchio del personaggio di Katniss Everdeen da Hunger Games, per quanto la storia non c'entri assolutamente niente con Hunger Games. Non mi è dispiaciuto la piega che hanno preso gli eventi, perché appunto ha una piega molto molto dark, però tra questo e il precedente che ho letto sempre di questa collana, che è appunto Riflessi di Elizabeth Lim dedicato a Mulan, ho preferito nettamente Mulan. Un libro che speravo di riuscire a leggere nel 2020 e che mi è sempre stato regalato da mio fratello, tra l'altro, come il libro precedente, è Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, libro chiacchieratissimo, soprattutto dopo l'uscita della serie TV. Devo dire che ho iniziato questa lettura in maniera un po' pesantina perché non mi appassionava, mi annoiava, non ci capivo niente, perché effettivamente è un universo completamente diverso da quello in cui noi viviamo. Magari uno può aver sentito parlare di questo libro e quindi capire un po' meglio l'universo nel quale ci troviamo, ma soprattutto la struttura societaria di questo universo, però non viene descritto niente, men che meno la protagonista. Di conseguenza sono andata a vedermi la serie TV e ragazzi, in 2 settimane mi sono fatta fuori 3 stagioni piene della serie TV, che mi ha appassionato tantissimo. In questo libro, appunto, che è un distopico post-apocalittico, anche questo, vediamo la posizione della donna assolutamente riabbassata rispetto al mondo che noi conosciamo. Per una serie di eventi e di decisioni prese dal governo fanatici del patriarcato. Mi è piaciuto, mi sono piaciuti gli argomenti, però lo stile, vi giuro, è assolutamente poco scorrevole, poco descrittivo, non si capisce un granché di quello che vai a leggere. Motivo per il quale ho preferito nettamente la serie TV, perché ti spiega fin da subito che cosa è successo, cosa succederà, cosa sta succedendo alla protagonista, e in generale ti spiega meglio proprio la struttura di questa storia. Invece in questo romanzo no, motivo per il quale ho ottenuto solamente 3 stelline. Un libro che ho iniziato a leggere ma che non sono riuscita a finire nel 2020 è Il diavolo veste Prada di Lore Weisberger, appunto il libro da cui è stato tratto il famosissimo film con Anne Hathaway e Meryl Streep, film chick-lit che mi piace tantissimo, è fatto molto bene secondo me. Questo libro non sono riuscita a finirlo perché ho iniziato a leggerlo poco prima delle vacanze di Natale, poi vuoi per un motivo vuoi per l'altro mi sono distratta molto anche per stare un po' con la mia famiglia dato che ho avuto questa fortuna e non ho avuto molto tempo per la lettura, più che altro me ne volevo distaccare per poi ripartire alla grande con gennaio, infatti poi vedrete che letture ho scelto, lo ritroverete nel wrap up del prossimo mese. Parliamo invece delle letture che farò nel mese di gennaio. Se avete visto il mio video dedicato al Book Award saprete che il metodo che ho deciso di adottare per raggiungere la mia sfida di lettura di 60 libri in un anno è
di partire dai libri più brevi, motivo per il quale sono veramente tantissimi i libri che ho intenzione di leggere a gennaio, e chi lo sa se riuscirò a farlo, dipenderà un po' dall'andamento delle cose, se riuscirò a ritagliarmi del tempo. È una cosa che mi sono prefissata di fare quest'anno, così come ho fatto negli ultimi mesi, il che ha reso le mie letture molto produttive. Ma bando alle ciance, vi faccio vedere subito che cosa ho intenzione di leggere. Il primo libro che andrò a leggere non è un romanzo, non è una storia, è semplicemente un manualetto di aromaterapia di Fabio Nocentini. Ho ancora qua il bollino. È una cosa che mi sta appassionando moltissimo, l'utilizzare i profumi per mantenere la calma, la serenità, è una cosa di cui sento di avere bisogno, ma voglio informarmi meglio, motivo per il quale questo libro in realtà lo leggerò così en passant, anzi forse nemmeno lo troverete su Goodreads. Per il 5 per un autore, il primo dei due che usciranno nel 2021, ho deciso di iniziare a leggere un autore che mi è stato caldamente consigliato da Sally Rowan, alias Ombre Angeliche, una ragazza che io seguo sempre molto volentieri sia su Instagram che su YouTube, anche se ora video su YouTube non ne fa più. Ma all'epoca in cui fece il suo ultimo bookshelf tour, sentii nominare quest'autore talmente tanto e mi affascinarono tantissimi i titoli delle sue opere che ho deciso di portare il 21 giugno Pier Domenico Baccalario, e questo è il primo romanzo che ho intenzione di leggere suo, ovvero In viaggio con lo zar, una storia dal sapore di Russia, un paese che mi ha sempre affascinato molto e che spero di riuscire a vedere prima o poi, magari in tempi migliori. Librettino piccolino, e ho deciso di partire da questo. Concluderò poi una serie di libri che ho iniziato addirittura, penso, nel 2019, ma forse addirittura anche prima, che riguardano il tema della reincarnazione. Avrete già capito di cosa sto parlando. Oltre le porte del tempo di Brian Weiss, ultimo suo libro dedicato appunto ai suoi esperimenti riguardo l'ipnosi regressiva, che ci fanno intuire che ci siano molte vite prima di quella che stiamo vivendo e che probabilmente ce ne saranno altre successivamente. Il primo mi era piaciuto molto, mi aveva fatto riflettere tantissimo. Il secondo era un po' ripetitivo, però speriamo che questo mi dia qualche nozione supplementare. Un classicone che non ho mai letto, ma che è nella mia libreria da un sacco di tempo, è La fattoria degli animali di George Orwell. Mai momento fu più indicato di questo per approcciarmi a George Orwell, in quanto mi sto appassionando tantissimo al mondo della distopia, e quindi chi meglio di questo autore potrà farmi addentrare nei classici appunto di questo genere che mi sta appassionando veramente tantissimo. Un libro che ho acquistato un po' alla cieca, ma che mi potrebbe essere d'aiuto per riprendere con la scrittura, dato che in questo momento sto vivendo il classico blocco dello scrittore, è La tecnica dell'immaginare di William Carlos Williams, saggi sull'artista e l'arte dello scrivere. Quindi magari mi sarà di ispirazione per fare qualche esercizio di scrittura creativa o comunque in generale per riapprocciarmi alla lettura nella maniera migliore possibile. Un libro di un'autrice che ho già letto l'anno scorso, no, anzi 2 anni fa, che mi era piaciuta molto per lo stile scorrevole, forse un po' adolescenziale, però in generale molto bello e con delle tematiche molto profonde, sarà Nodi al pettine, uno dei miei ultimi acquisti librosi a dire il vero, di Mary Aud Morell, di cui ho già letto Mio fratello Simple, che se vi ricordate la recensione che ho fatto mi era piaciuto molto soprattutto per le tematiche trattate, mi aveva molto molto affascinato, motivo per il quale ho deciso di leggere anche questo secondo romanzo dell'autrice. Un libro che ho ereditato dalla mia mamma, se mi conoscete sapete che io quando mi sono trasferita ho portato via dalla libreria di mia mamma un sacco di libri, ma questo in realtà me l'ha passato lei. Nate per danzare di Luisa Pennuto, una storia ovviamente che parla di danza, raccontino per bambini, ragazzi, adolescenti, quindi sarà una lettura scorrevole, sembra lungo ma in realtà è molto più breve di altri che andrò a leggere. Voglio fare una rilettura, sarà una rilettura veloce perché mi ricordo benissimo la struttura di questo librettino, che è una sorta di raccolta manuale via dicendo, ed è La verità è che non gli piace abbastanza, di Greg Berendt e Liz Tuccillo, che sono due giornalisti, e da questo romanzo è poi stato tratto il famoso film omonimo. Ha una struttura completamente diversa dal film, che sicuramente anche voi conoscete, perché appunto, come dicevo, è una raccolta di email, di casi, veri e propri casi di donne che si approcciano alle relazioni, e l'avevo trovato all'epoca molto istruttivo, quindi io credo sia giunto il momento di dargli una rilettura. Un libro che, come tanti altri, è da 1000 secoli nella mia libreria, ma che non ho mai letto e che mi ispira tanto, a dire il
vero, il club degli incompresi di Francisco De Paola parla di questo gruppetto, questo piccolo club di sfigatelli, quindi mi ha ricordato, leggendo la trama, Non buttiamoci giù di Nick Hornby, mi ispira, quindi lo leggerò sicuramente. Un libro, da cui è stato tratto un film della Disney, e io spero prima o poi di riuscire a recuperare tutti i libri da cui sono state tratte le favole della Disney, quindi tutti i lungometraggi classiconi. Bambi di Felix Salten, da qua è stato tratto appunto l'omonimo film Disney, che non rientra tra i miei preferiti, però secondo me questo libro mi riserverà delle sorprese ed è da un sacco che lo voglio leggere, quindi sarà una lettura estremamente scorrevole e piacevole. Un libro che mi ha sempre incuriosito molto e che ho già trovato in diversi video, recensioni su Instagram, La ragazza dell'arancia di Jostein Gaarder, un'autrice che appunto, come vi ho detto, ho trovato non solo con questo romanzo ma con diversi romanzi sui vari social, un libro che voglio leggere ma più che altro perché mi ha messo un sacco di curiosità l'autrice e il suo stile, dato che viene così tanto idolatrata da un sacco di gente. Ultimo libro è un manga che ho ritrovato dopo secoli e secoli e secoli, che però da piccola ho letto veramente tantissimo. Un manga tratto da un'opera shakespeariana che io adoro, Romeo e Giulietta di Sonia Leung. Magari qualcuno di voi l'ha già letto da qualche parte, l'ha già visto, l'ha già apprezzato. Io adoravo i disegni, adoravo il mood nel quale è stata utilizzata la tecnica del disegno e come sono stati trasformati i personaggi, perché mi hanno ricordato moltissimo Romeo plus Juliet, il film con Leonardo DiCaprio, che io ho sempre adorato tantissimo, una versione di Romeo e Giulietta che mi è sempre piaciuta. Questo manga ricalca un pochino quel genere, quindi chi lo sa che non sia stato ispirato proprio da questo fumetto. Queste sono le letture che ho deciso di fare appunto nel mese di gennaio. Sono tutti libricini, quindi io spero di riuscire a leggerli tutti, dato che comunque ci sono stati mesi nel quale io ho letto veramente tantissimi libri, anche molto più lunghi di questi, in giornata. Quindi io spero, incrocio le dita, di riuscire a realizzare questa TBR quasi impossibile. Voi avete mai letto qualcuno di questi libri? Cosa ne pensate? Fatemi sapere sempre qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo domani con il primo appuntamento dell'anno con TV Joe, un format nel quale io vi parlo dei film, delle serie TV e via dicendo. Un bacione e ci vediamo domani.